La compagnia della Guardia di Finanza di Fano, su disposizione del giudice per le indagini preliminari di Pesaro, ha dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo per equivalente per un importo di circa 450.000 euro del denaro presente nei conti correnti bancari e di altri beni nei confronti del rappresentante legale di una società di costruzioni responsabile di una consistente evasione fiscale. L'operazione è stata portata a termine grazie al lavoro svolto in sinergia da Procura, Agenzia delle Entrate e Guardia. Di finanza. A seguito di un accertamento fiscale per omesso versamento dell'IVA per l'anno d'imposta 2016, l'Agenzia delle Entrate di Pesaro ha segnalato l'indagato all'autorità giudiziaria. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la tesi della Procura ed ha emesso il decreto di sequestro preventivo per equivalente di denaro e beni fino alla concorrenza dell'importo dell'evasione fiscale. La compagnia di Fano, infine, ha svolto tutti gli ulteriori accertamenti per risalire alla capacità patrimoniale e finanziaria dell'indagato. Al termine delle indagini è stato così possibile sottoporre a sequestro alcune disponibilità liquide presenti sui conti correnti bancari e tra unità immobiliari, i cui valori hanno consentito il raggiungimento della capienza prevista.